Bienvenidos amigos de YouTube a un nuevo video, una nueva entrevista en esta cuarta temporada. Hoy vamos a entrevistar a Johnson Rieira, autor de un gran éxito de los 80 llamado Vamos a la playa. Nos quedamos con esta vista. In primo luogo, Johnson Righeira nos va a estar contando sobre i suoi inizi nel mondo della musica. Il progetto Righeira è, cioè, è nato da me sostanzialmente, perché io avevo già fatto un 45 giri da solo come Johnson Righeira e il progetto era praticamente un po' di, di fare quello che è il punk stava facendo più o meno contemporaneamente nella musica, cioè resettare la musica, il, il rock, nella fattispecie del punk, e riportarlo alle origini per ripartire in una nuova direzione con la New Wave, per l'appunto. La mia idea era proprio questa, di eh, eh, resettare la musica pop italiana e di ripartire con un progetto di nuova musica pop. Michael l'ho conosciuto... Alla mia prima bocciatura a scuola, nel senso che lui è un anno più giovane, io in seconda liceo sono stato bocciato e sono finito quindi in classe con lui. Poi subito, siamo subito diventati inseparabili. Poi siamo stati bocciati anche insieme, vabbè, queste sono altre storie. Vamos a conocer un poquito más sobre este gran éxito. Vamos a la playa. También creador este grupo de otro gran hit de los 80 como No tengo dinero. Ambas canciones cantadas en español. Vamos a la playa. Era en el proyecto de cui parlavo prima. Era ya lo step eh, successivo. ovvero io iniziai facendo delle cose stile anni 60, proprio per ritornare un po' al, al periodo in cui la musica leggera italiana cambiò e Vamos alla Playa si rifaceva un po' a quell'idea di canzone da spiaggia, ma con un, un, un utilizzo molto maggiore di elettronica e soprattutto con l'idea di una spiaggia che non era quella spensierata degli anni 60, ma era una spiaggia post-atomica. Notengo di Nero invece è un pezzo un po' più costruito, nel senso che Vamos alla Playa era un brano molto istintivo. No Tengo di Nero era il follow up di, di Vamos, Michael aveva scritto le strofe, anche queste molto visionarie, e i la bionda ebbero l'idea del di, di, ritornello No Tengo di Nero che a noi all'epoca non piaceva tantissimo però poi alla fine ci siamo abituati ed è, stata, è stato divertente farla. Vamos ehm, esplosa proprio come una bomba <coughs> atomica e noi nel, mentre Vamos schizzò eh, i primi posti delle classifiche inizialmente in Italia noi eravamo, eh, stavamo facendo il servizio militare quindi entravamo uscivamo dalla caserma usci, uscivamo di caserma per andare a fare le prime televisioni le prime, le prime cose promozionali e poi rientravamo in caserma quindi non ci siamo ben resi conto di quello che stava succedendo perché vivevamo qualche attimo di, 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 di sogno praticamente e poi eravamo purtroppo riportati a una drammatica realtà di alzarsi la mattina all'alba, di fare attenti riposo e questo se da una parte forse ci ha fatto tenere maggiormente i piedi per terra Dall'altra però ci ha fatto cambiare la vita senza che noi ce ne rendessimo conto, quando abbiamo finito il militare la nostra vita era completamente cambiata ed è stato un vortice, cioè è stata una cosa che forse non abbiamo capito bene, che magari ci ha anche creato qualche problema poi più che altro per la continuazione. Otra delle domande tipiche del canale, se potesse volere il tempo atrás, si cambiaría algo o no della sua carriera? E questa fu la sua risposta. Eh, non lo so, in realtà, allora, diciamolo così, io mi ricordo pochissimo, cioè io non ho mai avuto una grande memoria del passato, non mi ricordo, mi ricordo poche cose di quando ero bambino, ragazzo. Spesso i miei amici mi dicono, ti ricordi quella volta? Io, non mi ricordo. E quindi... Sì, sicuramente ci sono, le cose, ci sono delle cose che, che cambierei, qualcuna me la ricordo anche, qualche cazzata che magari eh, si è fatta, però tutto sommato se io sono come sono oggi e tutto sommato non mi piaccio abbastanza alla fin fine, se io sono così e anche, anche grazie a qualche cazzata che posso aver fatto, a qualche cosa che, che è andata magari diversamente da come si sarebbe voluto. E per cui dai va bene così insomma non, non vedo perché cambiare Sono, mi ritengo una persona fortunata una persona privilegiata quindi non tocchiamo niente che va bene così beh quando ho iniziato a fare le primissime cose eh, speravo chiaramente di aver successo cioè quando fai qualsiasi attività tu intraprenda eh, chiaramente speri di avere successo in quell'attività per cui io quando ho iniziato a fare musica eh, speravo di diventare famoso, di vendere tanti dischi e questo è successo praticamente subito, no? quasi, quasi eh, travolgendomi nel, in un vortice eh, eh, che, non, non ero in, che non sapevo neanche come controllare perché non, alla fine non si è mai preparati a una cosa così grande che, che ti succede. E cosa, una cosa così grande di cui mi rendo conto man mano che passano gli anni mi rendo conto ancora di più sono molto più consapevole di quello che ho fatto 40 anni fa adesso di quanto non lo fossi stato all'epoca e sì sicuramente ci sono tante cose ancora da, da realizzare ecco ci sono tanti sassolini che mi toglierei dalla scarpa però anche rimanesse tutto così, non è che mi, eh, non penso di potermi proprio lamentare, ripeto, mi ritengo una persona fortunata. Sto cercando di fare cose, ho fatto la mia etichetta, adesso sto facendo un vino perché quella è un'altra grande passione. E, e sì, boh, chi lo sa, non, guarda, mai, mai dire mai porre limiti perché, perché può ancora succedere di tutto, e, e secondo me il bello deve ancora venire. E per ultimo, un messaggio per tutti i seguitori, presta attenzione. A parte che io mi sento molto latino, e quindi l'America Latina eh, in qualche maniera fa parte della mia cultura, io sono stato solo una volta in Venezuela tanti anni fa, perché avevo una fidanzata di Caracas che, eh, eh, che stava in realtà a Milano, ma con me. Ma siamo andati un Natale, siamo andati giù in Venezuela, eh, così per passare le vacanze di Natale. Non ho mai viaggiato al di là di questa, eh, di questa esperienza, non ho mai viaggiato in America Latina e, ed è una cosa che mi manca tantissimo perché ci sono paesi come l'Argentina, il Brasile, anche il Cile, ma forse tutto, tutta l'America Latina che. Mi piacerebbe molto visitare anche per il legame che c'è con l'Italia, con gli italiani. L'Argentina è un posto dove ci sono tantissimi italiani o comunque persone di origine eh, italiana, è la patria del tango, il Brasile è la patria della bossa nova. Tutte cose che mi affascinano infinitamente. Spero, spero, non, non è mai troppo tardi. Io spero proprio di fare un tour un giorno in, in America Latina perché non è mai capitato ed è, ripeto, una cosa che mi manca, manca un po'. Cosa poter dire ai, ai, ai miei fan di tutto il pianeta? Beh, intanto grazie, <ride> grazie perché senza, senza di loro io non sarei qua in, in questo momento. E poi, cosa posso dire da altro? Beh, seguitemi su Instagram, <ride> che ho bisogno di, di followers, perché ormai le cose funzionano un po' così. E... y puedo también una buena vida, eh, puedo augurar a loro de estar bien y e de di no volver grandes Bien amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado esta entrevista, déjenme en comentarios su opinión, denle like y compártala con todos sus amigos, nos vemos en un próximo video. Andate con este paisaje. Vamos a la playa. las radiaciones de